Sono state 2 giornate interamente dedicate al mondo rurale e alle sue eccellenze. Il Fedula Country Games, evento promosso dalla provincia di Cosenza, ha avuto come protagonisti cavalli e cowboys, musiche e balli, macchine agricole ed enogastronomia, ma poi si è anche discusso approfonditamente di un tema di particolare attualità, quello del distretto agroalimentare di qualità, che caratterizzerà il futuro dell'agricoltura nella piana di Sibari. Noi abbiamo lavorato in questi anni con il concorso attivo delle organizzazioni del mondo agricolo e degli imprenditori agricoli per dotare il distretto degli organi necessari, della società di distretto e soprattutto per dotare il distretto di un progetto sul quale utilizzare le risorse per sostenere attivamente le imprese, le aziende agricole e per consentire ai prodotti del territorio compreso nel distretto di essere valorizzati, di essere sostenuti nei mercati. Provincia di Cosenza e Regione Calabria, è stato ribadito, lavoreranno assieme per lo sviluppo del distretto agroalimentare di qualità di Sibari. Alcune cose sono di competenza del mio assessorato e lì ho già ampiamente rassicurato la diligence del distretto agroalimentare, che c'è tutto l'interesse da parte mia come assessore, ma della Regione, a proseguire un lavoro che possa ancora di più qualificare un territorio che è già riuscito senza grandi sforzi a rappresentarsi come un distretto. Ricordo che questo governo tecnico Monti, governo Monti, ha già parlato del distretto agroalimentare della Sibaritide, quindi c'è anche un'attenzione nazionale, per cui questa sinergia di interessi, soprattutto la grande potenzialità che già ha espresso il territorio, secondo me è un buon viatico per poter raggiungere altri risultati anche in un momento difficile quale vive la nostra regione, ma più in generale vive il nostro sistema Italia.